Nel ricordo di Giovanni. Nella prima domenica di primavera 300 persone si sono messe in marcia sulle colline di Gradara in occasione del primo Memorial Giovanni Ranocchi. Una camminata ludico-motoria organizzata a 3 anni dalla scomparsa dell'imprenditore illuminato, fervente sostenitore dei valori dello sport e dell'attività fisica. 300 in marcia vestiti di t-shirt rossa nella quale era stampato un motto sintesi del pensiero di Giovanni. La parola data è scritta nella pietra. Mondo Sportivo, che ha voluto commemorare l'indimenticato leader di Team System nei 6 km di camminata dal Relè Villa Matarazzo al Castello di Gradara e annesso ritorno. Mondo Sportivo rappresentato dall'assessore del comune di Pesaro Mila Della Dora, da Marotta Mondolfo Run, che ha organizzato l'evento, da Frank Fabbri, presidente dei Ranocchi Angels di football americano. Uno sport che a Pesaro è nato proprio grazie alla lungimirante generosità di Giovanni, in una tradizione poi proseguita dalla figlia Arianna, con la famiglia Ranocchi tuttora main sponsor di questa tradizione. Presente alla camminata anche Rosi, vedova di Giovanni, il sindaco di Gradara Filippo Gasperi ed Elisabetta Ferri e Beatrice Terenzi in rappresentanza di quella nazionale basket sorde sostenuta dalla famiglia Ranocchi fin dalla sua nascita. Una passeggiata collettiva nella quale sono stati raccolti anche 2.000 euro attraverso offerte libere devolute all'Associazione Insuperabili di Giulia, dedicata all'integrazione e alla tutela dei portatori di disabilità.